Lei solo? Ecco, io non riesco ad orientarmi. Il settore 22 deve essere da questa parte, vero? Un po' più avanti a destra. Sente? Sente? Sente che musica, eh? Si rifugiano tutti qui. Hanno paura della città e degli uomini vivi. Sanno che qui nessuno può far loro del male, povere bestiole. Sono loro che mi svegliano la mattina. Ah, perché lei abita qui dentro, nel cimitero? Sì, ho una casetta vicino all'ingresso. Due camere, una cucina e un piccolo orto, tutto per me. E non ha paura? Paura? Ma guardi quanto è bello. Alberi, fiori, sembra di essere in un giardino. La sera dopo aver chiuso i cancelli mi siedo sulla porta a fumare la pipa e tutti quei lumini mi fanno compagnia. Deve essere in una compagnia allegra, no? Oddio, certo che non è piacevole starsene sempre soli, sa, specialmente d'inverno, quando fa buio presto e le notti non finiscono mai. E mi sarebbe piaciuto di prendere moglie, ma lei non mi crederà, non ne ho trovata una che fosse disposta a vivere qui. Che vuole, le donne sa, hanno gente strana in puntature. Ecco quali, signore, questo è il settore 22. Ah, bene. Ah, eccola, è questa. Devo fare altro? Sì, gliel'ho detto, ho bisogno di parlare con lei. Venga. Venga, venga qui, per favore. Posso fidarmi? Sicuro che può fidarsi, ma non... Mi promette di non ripetere a nessuno quello che sto per dirle? Me lo promette? Ma sì, glielo prometto, ma non ecco. So. Vede questa tomba? Sì. Io sono seppellito qua dentro. Che? Proprio così. Questo morto sono io. Guardi che questo non è un manicomio, è un cimitero. No, non sono pazzo. Le dico la verità. Sente, certi scherzi, mi fa piacere di andare a fare in qualche altro posto, altrimenti sono costretto a chiamare qua. No, non chiami nessuno, la prego. Le giuro che parlo seriamente. Guardi cosa c'è scritto là. Qui giace Adriano Lari. E guardi un po' qui, la mia carta d'identità. Adriano Lari. Confronti. Nato il 18 novembre 1908, morto il 4 luglio 1938. Guardi un po' qui, 18 novembre 1908, la data della morte non c'è perché quando mi hanno dato la carta io non ero ancora morto. Confronti. Coniugato, la moglie inconsolabile pose. E le fotografie, guardi quella stampata in porcellana sulla tomba e questa sulla carta d'identità. Sono state fatte con la stessa fotografia, somigliantissima. La feci 15 giorni prima di morire. Nella fotografia ho i baffi, le spiegherò poi perché me li sono tolti. È convinto adesso? Che ha? Si sente male? No, no, ma capirà, io sono abituato a trattare con i morti, ma non mi era mai capitato di parlare con loro. Capisco che deve fare una certa impressione, se fossi io al suo posto. Si segga, prego. Si accomodi tanto, è casa mia. Una sigaretta? Mm. Dunque, ora che le ho dimostrato che io sono veramente il morto seppellito qui dentro, bisogna che le spieghi come ho fatto a uscire fuori dalla mia tomba. Dunque, io sono morto 3 mesi fa. Mi ricordo che era un sabato, tornavo dall'ufficio, c'era un sole che spaccava le pietre. Morivo di sete. Mi venne alla tentazione di mangiare una fetta di cocomero. Dopo la prima ne mangiai una seconda, poi una terza. Poi pensai, domani è domenica, ne prendo uno, lo teniamo in fresco tutta la notte, dopo pranzo ce lo mangiamo sul terrazzino. Comprai un bel cocomero che pesava un paio di chili. Per le scale. Sentii una strana oppressione, mi mancava il respiro. Mi fermai, dovetti appoggiarmi per non cadere. Mi slacciai il colletto. Poi con uno sforzo ripresi ansimando a salire. Mi pareva di non arrivare mai.